Sì, grazie a tutti per la presenza, possiamo iniziare. Oggi facciamo la seconda tappa di avvicinamento alle elezioni regionali, dove affrontiamo alcuni argomenti di competenza di Regione Lombardia. Ringrazio anche i colleghi che non sono delle commissioni di competenza, anche Alberto Zolezzi, il nostro parlamentare che ci ha raggiunto qua a Bergamo e che ci segue praticamente in ogni tappa con grande passione, e tutti voi presenti. Dicevo, questo è il secondo appuntamento, il primo l'abbiamo fatto un mese fa a Mantova, dove ci siamo occupati di agricoltura e di ambiente soprattutto. Oggi affronteremo i temi della sanità, dell'edilizia popolare pubblica, quindi sostanzialmente di ALER, del reddito di cittadinanza e il tema che a noi bergamaschi sta caro, che è quello della montagna, che spesso è dimenticata. Noi affrontiamo questi temi, abbiamo quattro tappe di avvicinamento, la prossima sarà Brescia a luglio e chiuderemo a settembre a Milano. Abbiamo voglia di costruire un programma insieme, rivedere il programma in realtà, perché un programma di base e un programma per le elezioni 2013 l'avevamo. Abbiamo fatto un gran lavoro in questi quattro anni all'interno di Regione Lombardia, in cui abbiamo implementato poi il programma e abbiamo portato avanti le iniziative previste al programma. Oggi, anche sulla base di una maggiore esperienza che abbiamo acquisito, vogliamo condividere con voi il lavoro che abbiamo fatto e condividere anche con voi le vostre esperienze per una costruzione di una Lombardia migliore, visto quello che è successo anche in questi quattro anni. Siamo entrati in Regione Lombardia nel 2013, dopo che si era interrotta una legislatura per l'arresto dell'assessore alla casa Domenico Zambetti, per, non mi ricordo nello specifico reato, ma si parlava di sostanzialmente un traffico di voti. Quindi si era interrotta una legislatura, entra Maroni, vuole fare pulizia, vuole dare cambiamento, e il cambiamento sono stati due arresti in tre anni di legislatura. Nel quarto è andato tutto liscio, perché probabilmente i grossi li avevano già presi. Oggi parliamo principalmente, ma non solo, di sanità, e la sanità è quella che ha creato più problemi in Regione Lombardia, sia in fase organizzativa di organizzazione e riorganizzazione del sistema sociosanitario, sia in fase di giustizia, come dicevo prima. I due arresti che abbiamo avuto in tre anni sono stati dell'ex assessore alla sanità Mario Mantovani e dell'ex presidente, nonché braccio destro e fedelissimo di Maroni nell'ambito sanitario, Fabio Rizzi, che è stato anche il padre della riforma sanitaria che sta creando un gran caos all'interno delle nostre strutture sanitarie e sociosanitarie in Regione Lombardia. Io, prima di iniziare, volevo ringraziare Alberto Donzelli, che non è presente oggi, che è finito nel tritacarne mediatico come un antivaccinista, perché si è reso disponibile a trattare quello di cui tratta da 40 anni, che è l'immunologia. Vi porta il saluto, ha scelto di non essere presente tra noi per evitare strumentalizzazioni, perché non voleva rovinare questa giornata di confronto che non doveva essere incentrata su quei problemi, perché la stampa tutte le volte, anche stamattina al Corriere della Sera di Bergamo, ha deciso invece di dedicare il lavoro che noi facciamo di confronto e di cammino insieme sui temi importanti come quello della sanità, ha deciso di speculare sul nulla, perché sono arrivati degli ordini chiari da Roma. Quindi lui si è reso disponibile, ci siamo sentiti ieri durante la giornata sia con me che con Paola, vi porta i saluti, sarà sempre disponibile a collaborare, ribadisce che lui non è assolutamente antivaccinista e la sua storia scientifica lo dimostra, collabora con Mario Negri, collabora con Altro Consumo, collabora con la Fondazione Lineare Sanità, è una persona squisita di grande capacità e competenza, che siccome la stampa ha deciso di metterlo nel tritacarne per secondare Renzi, neosegretario, ha preferito per il momento quantomeno farsi da parte. Ma io davvero lo voglio ringraziare, perché è stato disponibilissimo, perché con lui abbiamo collaborato, e sono veramente dispiaciuto e mortificato per come è stato trattato, perché se noi ci mettiamo la faccia e facciamo politica, e ci sta che abbiamo anche scontri quotidiani con la stampa e possiamo anche essere messi la berlina, ognuno fa poi le sue valutazioni, i professionisti rischiano anche della propria carriera e della propria professionalità, e di questo mi dispiace, perché ripeto, noi ci mettiamo la faccia, confrontiamoci, prendiamoci critiche, non è un problema, i professionisti si mettono a disposizione per darci una mano e dovrebbero essere tenuti fuori, invece la stampa, ogni tanto alla stampa piace mettere tutto nel calderone
senza poi tener conto dei risvolti negativi che per certe persone può comportare questa cosa. Detto questo, andiamo avanti. Dicevo, oggi tratteremo di questo. La mattina ci saranno diversi interventi, ci sarà l'intervento iniziale di Paola dove spiegherà insieme a me cosa abbiamo fatto e affronteremo la visione che ha il movimento della sanità. Seguirà poi Bruno Misculin che farà una parte tecnica invece sull'informatica in sanità, quindi sul come vengono e come devono essere, che visione abbiamo noi e come devono essere trattati i dati informatici e quindi l'informatizzazione e la digitalizzazione del comparto sanitario. Seguirà poi invece la parte sull'edilizia popolare pubblica e così chiuderemo la mattinata. Ci sarà un pranzo, pranzeremo qua sotto alla mensa a casa del giovane. Nel pomeriggio invece ci divideremo in tavoli di lavoro. Chi vorrà potrà partecipare all'edilizia popolare pubblica, chi vuole invece può partecipare ai due tavoli della sanità, uno sugli aspetti sociosanitari e uno sulla parte invece organizzativa del mondo sanitario. E ci saranno anche tavoli relativi al reddito e cittadinanza, ci raggiungerà anche Stefano nel pomeriggio, e sui tavoli sulle politiche per la montagna. Chiudo sulle politiche per la montagna perché spesso nel nostro territorio sentiamo parlare di politiche per la montagna. Tra due settimane, tra due sabati ci saranno gli stati generali organizzati da chi ha appena tagliato 200.000 km di corse del trasporto pubblico locale da e verso le nostre valli. Quindi noi vogliamo dare un taglio diverso. La proposta che metteremo e che cercheremo di costruire sarà quella di dare un vero e proprio assessorato alla montagna che abbia dei veri poteri e abbia un portafoglio, a differenza di oggi che abbiamo un sottosegretario che va in giro e si prende sberle da tutti i territori montani. Però sostanzialmente non risolve i problemi. Noi abbiamo un problema in San Giovanni Bianco, qui è stato tolto il punto nascite e a cui era stato promesso la riapertura della pediatria 24 ore e la ricerca di un pediatra. Invece è arrivato un investimento da 1 milione di euro dove sostanzialmente trasformeranno quell'ospedale in una sorta di casa di riposo un po' più grande. Noi siamo contro l'invecchiamento delle valli, contro lo spopolamento e per... contro lo spopolamento, e per superare lo spopolamento bisogna tornare a dare servizi. Quindi anche questo tema è centrale e fondamentale per il nostro territorio. L'augurio è che anche a questo tavolo ci sia una buona partecipazione, di modo che potremo dare risposte vere e sincere e proposte vere e sincere da mettere nel programma regionale e trattare con rispetto la montagna che spesso è bisfrattata da Milano e da Roma. Io passo la parola a Paola che inizia la presentazione.